gruppo Pizzino. Poi è stato dipinto come un simbolo di imprenditorialità, uno che ha creduto in un progetto, anzi in tanti progetti, uno caparbio, uno che ha detto la sua di fronte ai poteri forti dell'economia. Ma a me piace anche che voi lo guardiate sotto altri aspetti, come uomo che crede nella famiglia, e il fatto che lui abbia sempre avuto a fianco la sua famiglia da un grande simbolo, è un padre di famiglia e quindi lotta come tutti i padri di famiglia col buon senso di portare avanti un'idea, l'economia. Un uomo che sicuramente ha preso anche il bel dono di una tesi di laurea della figlia che parlava del suo progetto, del suo lavoro, della Castello. Una persona che ha riempito di negozi col marchio Castello, col marchio di Brolo, tutta la Sicilia e non solo. Ecco, è una persona che sicuramente non ha sogni di potere, avrebbe avuto una strada più facile da percorrere, però crede nei sogni. E forse questa è la più grande lezione, al di là se la politica, se il nostro Crocetta o altri abbracceranno e accoglieranno il suo progetto. La grande lezione che lui ci dà è che se uno ha un sogno lo deve inseguire e questo si realizzerà. Grazie. Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito. Spero di essere all'altezza, sono preoccupato. Ringrazio il sindaco e l'assessore per la loro disponibilità. Il professor Ettore, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Brolo, per l'attenzione che ha voluto riservare al mio libro. La professoressa Giuffrè, referente del progetto Salute e Prosocialità, per il coraggio dimostrato nel voler affrontare una tematica tanto impegnativa quanto importante per la formazione dei loro giovani studenti. Però mi pare che l'abbiamo già superato questo. Preparatissimi, complimenti. Infine ringrazio gli studenti per l'interesse e il contributo fattivo nella preparazione di questo evento. Auguro loro di diventare i protagonisti della nostra Sicilia. Ritengo questa scelta molto coraggiosa perché, come recita il sottotitolo del mio libro, si parla di moneta. Come abbiamo visto, parlando di moneta si parla di moneta unica. Di conseguenza parliamo dell'Unione Europea. Il dibattito di questi giorni si concentra su una grande questione: euro sì, euro no. Poi vi chiederò di darmi una mano a spiegare alcune cose. Il motivo è semplice: per la gente tutti i problemi contingenti sono riconducibili all'introduzione dell'euro. Il motivo è semplice: che ha sostituito l'introduzione dell'euro, che ha sostituito la nostra moneta nazionale, la lira. Questa controversia rischia di mettere in discussione la stessa Unione Europea, faticosamente raggiunta. In effetti c'è una base di verità. Tutti noi avvertiamo maggiori difficoltà rispetto a quando circolava la lira. Siamo convinti che aver perso la nostra sovranità monetaria, che consentiva allo Stato italiano di emettere la propria moneta, ci abbia impoverito. Molti paesi dell'Unione, quelli che prima il tuo collega definiva PITIS, quindi il Portogallo, l'Islanda, l'Italia, la Grecia e la Spagna, a cui si è aggiunto anche Cipro da poco, sono sempre più insofferenti verso il sistema delle banche centrali europee. In questi paesi, che sono delocalizzati rispetto al centro d'Europa, cresce sempre più la disoccupazione e la povertà, perché i loro prodotti, i nostri prodotti, sono meno competitivi. Questo determina meno produzione e significa meno occupazione. Inoltre, in questi paesi non si avvertono programmi di crescita e di sviluppo, ma solo contenimento della spesa. Il motivo è noto: l'Unione Europea ha imposto a tutti gli Stati membri il pareggio di bilancio, norma peraltro che l'Italia ha già introdotto in Costituzione, e il rientro nei prossimi 20 anni del debito pubblico entro il 60%, entro il limite del 60% rispetto a quello che è il prodotto interno lordo.
Questo impone quindi un contenimento della spesa pubblica e quindi austerità e disoccupazione. Questo fenomeno al momento sembrerebbe irreversibile. Ora vorrei invitarvi a una riflessione, lo spiegavate bene voi prima. L'Europa è un grande continente, composto da 49 paesi. Di questi, 27 fanno parte dell'Unione Europea, ma solo 17 fanno parte dell'Eurozona. Quindi solo 17 paesi utilizzano l'euro come moneta unica. Di questi 17 abbiamo visto che 8 sono insofferenti. Quindi alla fine rimangono solo 9 paesi che in tutto il continente europeo accettano ben volentieri l'euro. Quindi sarebbe solo un terzo di quello dei paesi che compongono l'Unione Europea e solo il 20% di quello che significa il continente europeo. Questo che vuol dire? Che non tutti i paesi l'accettano perché ha dei difetti. Quindi, avendo dei difetti, chi oggi è dentro il sistema euro vuole uscire, chi è fuori non vuole entrare, e tra questi ci sono importanti stati come l'Inghilterra che non vuol far parte del sistema monetario delle banche centrali europee. Allora questo sistema ha dei difetti, ma sono dei difetti che possono e devono essere corretti. Il problema di questo sistema è la mancanza di liquidità. La soluzione è il lavoro, lo strumento che serve per risolvere il problema è una moneta complementare. E allora parliamo di lavoro. Nel ragionamento che farò contestualizzo tutto alla regione siciliana. Guardiamo un po' i numeri del lavoro della regione siciliana. Oggi in Sicilia lavorano solo 1.350.000 persone su un totale di 5 milioni di abitanti. Su 5 milioni di abitanti, la forza attiva disponibile per il lavoro dovrebbe essere 2 milioni e 100. Però in tanti ormai si sono rassegnati e non cercano lavoro. Quindi abbiamo 1.350.000 persone che lavorano, 275.000 circa che cercano il lavoro e non lo trovano. Il problema è che nei prossimi anni, così come ci dicono tutte le statistiche, così come avete ben rappresentate voi, si rischierà che altri 100-120.000 persone perderanno il lavoro. E quindi quel numero da 1.350.000 scenderà a 1.250.000. Praticamente ci sarà un siciliano su 4 che lavora, uno lavora e dovrà mantenere altre 3 persone. Questo sistema non è sostenibile. E allora abbiamo da un lato tanta gente disoccupata. Al momento abbiamo circa 300.000 persone disoccupate in cerca di lavoro. Un dato è importante, lo dicevo prima, che preoccupa, ma per il quale ci sarebbe anche la soluzione. Però il dato sulla disoccupazione giovanile in Sicilia è terribile. Perché? In Sicilia il tasso di disoccupazione giovanile è il 52% rispetto a una media nazionale del 33%. Per avere un'idea di quello che significa la disoccupazione giovanile in Sicilia bisogna raffrontarla alla Grecia, che è il paese in questo momento che sta peggio di tutti. Ebbene, in Grecia la disoccupazione giovanile è il 44%, quindi 44% in Grecia, 52% in Sicilia. Sono numeri terribili. Solo un ragazzo su 2 trova lavoro, a differenza del resto d'Italia dove 1 su 3 trova lavoro.
Quindi bisogna ragionare su questo. Ma sebbene questo numero può spaventare, alla fine questo numero non è il problema ma è la soluzione. Pensate per un attimo, abbiamo da un lato 275.000 persone in cerca di lavoro, dall'altro lato abbiamo tante cose da fare che non si fanno. Come facevate vedere prima voi, avere a disposizione tanta forza lavoro significa avere a disposizione un capitale umano. Un capitale umano che, se impiegato, diventa una risorsa per il suo territorio. Se non è utilizzato, diventa improduttivo e tante volte anche dannoso. Quindi abbiamo la soluzione al problema. Abbiamo i disoccupati, che contrariamente a quello che si può pensare, non è il problema ma è la soluzione. Dall'altro lato abbiamo tantissime cose da fare che non vengono fatte. Ma perché non vengono fatte? Perché manca la liquidità. Quindi il ragionamento è semplice: da un lato abbiamo la soluzione al problema, dall'altro lato sappiamo qual è il problema, dobbiamo inventarci la liquidità, che è la cosa più semplice, non è la cosa più complicata. Cioè, se abbiamo il capitale umano e abbiamo le cose da fare, allora dobbiamo inventarci la liquidità. E allora come ci inventiamo questa liquidità? Dicevamo prima, voi avete fatto vedere che facciamo parte di un sistema che si chiama sistema monetario europeo e quindi siamo vincolati dai trattati europei a rimanere dentro il sistema monetario delle banche centrali europee. Uscire dall'euro significa violare un patto e violando un patto purtroppo siamo fuori dall'Europa. L'Italia ha sottoscritto un patto che vincola a utilizzare l'euro. Però proviamo a vedere quello che si può fare nel rispetto dei trattati, delle norme nazionali e di quello che offre lo statuto speciale della regione siciliana. Nel libro che avete letto è inserito anche lo statuto siciliano. Perché ho voluto inserirlo? E perché è importante che voi possiate impararlo quasi a memoria come la Costituzione? Perché hanno lo stesso livello giuridico, sia lo statuto speciale della regione siciliana, sia lo statuto dello Stato italiano. Hanno stessa parità giuridica, l'uno è dentro l'altro. Quindi la Costituzione è lo statuto e lo statuto è la Costituzione. Perché è importante? Perché lo statuto ha al suo interno alcune norme che consentono alla nostra regione, alla regione siciliana, di poter utilizzare alcune norme dello statuto per creare quella liquidità che in questo momento manca, che consentirebbe a tutte quelle persone che sono in cerca di lavoro e che non lo trovano di lavorare. Nel statuto, che è composto da 43 articoli, l'articolo 41 recita, sono solo 10 parole, è facile, si possono imparare a memoria: il governo della regione ha facoltà di emettere prestiti interni. Sono solo 10 parole. Queste 10 parole danno alla regione siciliana la facoltà che è riservata solo agli stati sovrani. Emettere prestiti interni è una facoltà che solo gli stati sovrani possono esercitare. E quindi cosa fa, cosa consente questo articolo 41 dello statuto speciale della regione siciliana? Consente di rivolgersi, quindi consente alla regione siciliana di rivolgersi a tutti i risparmiatori e dire, un ragionamento semplice: signori miei,
abbiamo bisogno che voi, che avete questi risparmi e che li tenete immobilizzati, quindi una riserva di valore passiva, la fate diventare dinamica. Quindi prendete i vostri risparmi, li investite in obbligazioni, che sarebbero titoli di debito che emetterebbe la Regione Siciliana, li date in prestito alla Regione Siciliana, la quale utilizzerà queste risorse, quindi questi risparmi, per finanziare quelle opere che servono a creare crescita e sviluppo sostenibile in Sicilia. Voi vi domanderete: ma esistono queste risorse? Ebbene, esistono. Oggi, secondo i bollettini della Banca d'Italia, ci dicono che i depositi dei risparmiatori siciliani sono circa 60 miliardi, ma non servono 60 miliardi alla Regione Siciliana per fare tutte quelle opere necessarie per occupare i disoccupati. Ne basterebbero molti meno, basterebbero 6 miliardi l'anno. Nel momento in cui si va da questo risparmiatore e si dice: tu risparmiatore, ci dai questi depositi che in questo momento servono, guardate, questi depositi in questo momento servono o sono fermi nel materasso, come si suol dire, o sono fermi in banca, o sono utilizzati per finanziare le banche, da te acquistati titoli obbligazioni delle banche piuttosto che obbligazioni statali, che possono essere i CCT, i BOT, ma non sono destinati a quelli che sono i bisogni della Regione Siciliana. Praticamente abbiamo le risorse, però non le utilizziamo per quello che servirebbe alla nostra terra. Allora diciamo ai risparmiatori: dateci questi soldi. Nel momento in cui sottoscrivono queste obbligazioni si possono finanziare tutti quei lavori che sono necessari. Soprattutto ci sarebbero tante cose da fare. Le cose più importanti quali sono? Innanzitutto finanziare un centro di ricerca, quello che si diceva prima, dove formare tutti i giovani siciliani. Poi si possono fare tanti investimenti in agricoltura. Voi pensate che in agricoltura oggi solo il 25% del territorio è irrigato. Questo è un grande handicap per tutti i prodotti agricoli siciliani, perché tutti i produttori agricoli siciliani sono costretti a pagare il costo dell'irrigazione circa, quest'estate è capitato a Catania, 400 euro a ettaro, e questo li fa diventare subito non competitivi. E poi, visto che i prodotti siciliani costano troppo, siamo costretti a mangiare dei prodotti, le arance e i limoni, che provengono dal Marocco, dalla Tunisia o dalla Turchia. Invece, avendo a disposizione queste risorse e potendo fare bacini di raccolta delle acque, condotte idriche e sistemi di irrigazione moderni, facendo arrivare l'acqua agli agricoltori senza nessun costo, i prodotti siciliani tornerebbero ad essere competitivi e quindi non solo consumabili da noi, ma anche esportabili, cose che in questo momento non avviene. Cioè, noi ci troviamo in una parte del nostro globo che è una delle più belle al mondo, immaginate, siamo al 37° parallelo nord, che come condizioni agroambientali, come condizioni favorevoli per l'agricoltura, è il migliore al mondo. Immaginate che la Turchia, che è uno dei paesi che sta crescendo più di ogni altro in Europa, se non il primo in assoluto, cosa hanno fatto negli ultimi 10 anni in Turchia? Hanno investito in bacini di raccolta delle acque, condotte idriche e sistemi di irrigazione. Oggi
in agricoltura, solo nel settore cotoniero, la Turchia, solo in un prodotto dell'agricoltura, realizza 100 miliardi di dollari, che sarebbero circa 80 miliardi di euro. Badate bene, solo col cotone la Turchia realizza quanto l'intero prodotto interno lordo della regione siciliana, dando lavoro a 2 milioni di persone in un solo prodotto dell'agricoltura, quando noi in Sicilia in agricoltura realizziamo solo il 3% dell'intero PIL regionale. Quindi bisogna fare la cosa più semplice di questo mondo, portare, diciamo, l'acqua, rendere l'acqua fruibile e non costosa per tutti gli agricoltori. È una cosa semplice, l'avevano incominciato a fare i romani e noi invece ci siamo fermati. Quindi tutto quello che esiste oggi in Sicilia, voi non ci crederete, ma gran parte dell'esistente sono le condotte romane che esistevano da 2000 anni. Quindi, che esistono da 2000 anni. Invece le condotte che abbiamo idriche in Sicilia fanno tutte acqua da tutte le parti, un paradosso, ma è così. E allora i primi investimenti sono in agricoltura, poi nel turismo, poi si può investire nella valorizzazione del bene culturale. Voi immaginate che un terzo dei beni culturali al mondo è in Italia. Un terzo dell'Italia è in Sicilia, quindi un decimo di quelli che sono i beni culturali al mondo sono in Sicilia. Basterebbe rendere fruibile, rendere invitante, promuovere quelli che sono i beni culturali in Sicilia per avere in Sicilia una presenza costante di turisti che vengono da tutte le parti, da tutte le parti del mondo. Quindi già con l'agricoltura, valorizzazione dei beni culturali, turismo e poi energie rinnovabili, quindi abbiamo il fotovoltaico, abbiamo l'eolico, anche se a qualcuno non piace perché è antiestetico, abbiamo la possibilità di creare bioenergia, quindi energia da le colture che si vanno a realizzare. Dai semi di cotone si estrae l'olio e poi diventa biodiesel. Quindi la possibilità di investire in Sicilia, i lavori da fare ci sono tanti e ci sono pure le forze disponibili per farlo. Questo che significa? Che se noi riusciamo a sbloccare con uno strumento, perché quando io parlo di moneta complementare parlo di uno strumento utile a far incontrare da un lato il capitale umano e dall'altro lato quelle che sono le cose da fare. Quindi questa moneta complementare, così come è scritta nel sottotitolo del mio libro, si chiama moneta complementare non perché è in guerra all'euro, al contrario, è in aiuto all'euro. È una moneta, immaginatela come un tandem, una bicicletta a due posti. C'è davanti l'euro che pedala, intanto che va avanti, magari si stanca, e interviene il passeggero che c'è dietro, che dà aiuto anche al passeggero che c'è davanti, ma la bicicletta comunque continua ad andare. In questo momento, per le norme rigide che ci sono, sembrerebbe che non ci sia una soluzione se non uno strumento che non è convenzionale. Questo strumento già esiste in Francia, esiste in Belgio, ci sono degli strumenti che stanno incominciando a essere conosciuti in Italia, però quelli che in questo momento vengono pensati sono semplicemente, servono per favorire gli scambi tra imprese, tra negozi, tra commercianti e consumatori, praticamente favoriscono solo la
gli scambi locali. Quello che invece ho pensato io è di dare, grazie alle opportunità che offre lo Statuto Speciale, anche un'immagine istituzionale. Cioè la Regione Siciliana adotta il sistema monetario e lo promuove, fa un accordo con tutti i cittadini. Guardate bene, è semplicissimo. Vieni qua, ti seguo come funziona. Praticamente cosa facciamo? E allora, noi introduciamo una moneta, una nuova moneta, questa moneta complementare. A questa moneta complementare, per far sì che per te sia interessante, perché se deve essere come l'euro non ti interessa, perché già ti bastano i guai dell'euro. Allora dobbiamo pensare che questa moneta, questa nuova moneta, per il momento non la facciamo né in banconote né in monetine, quindi non stampiamo banconote e non coniamo monete perché non abbiamo tempo, dobbiamo andare veloci. Diamo una carta di credito. Io ti do una carta di credito a te che vale 5.000 grani. Va bene? Tu hai in mano 5.000 grani. Qual è il vantaggio che ti offre questa nuova moneta rispetto all'euro? Ti dà la possibilità di fare tutti gli acquisti. Facciamo finta che il pane, facciamo finta. Il pane costa 2 euro al chilo. Bene, tu invece di spendere 2 euro spendi un grano. Praticamente diamo a questa moneta il valore doppio rispetto all'euro. Perché facciamo questo? Per due motivi. Uno, perché diamo a te la possibilità di spendere di più. Giusto? E poi diamo a tutti la convenienza ad usare questa moneta, perché è chiaro che uno deve avere delle monete che deve usare, deve far circolare. Quindi per circolare abbiamo bisogno che ci sia un vantaggio, e questa moneta ti consente da un lato di raddoppiare la tua capacità di spesa e dall'altro lato permette che tu la spendi solo in ambito regionale, solo in Sicilia, perché fuori dalla Sicilia utilizzerai l'euro, giusto? Quindi tu hai due tasse, in una hai l'euro, nell'altra hai i grani. Quindi quando sei in Sicilia utilizzerai il grano, quando devi andare fuori dalla Sicilia farai le tue spese in euro. Quindi il risultato qual è? Si ottengono due risultati importanti, soprattutto in un momento di difficoltà come questo. Immaginate che il reddito disponibile delle famiglie, quelle siciliane, oggi è 12.500 euro. La media nazionale è 18.000 euro. Il reddito di una famiglia lombarda o veneta è 21.000 euro. È una differenza abissale tra la famiglia, quindi capacità di spesa della famiglia siciliana rispetto al resto d'Italia, perché una differenza così grande non si era mai vista, non risulta negli annuali delle statistiche economiche un dato raffrontabile così grande. Quindi abbiamo da un lato la famiglia lombarda che può spendere 21.000 euro l'anno, dall'altro lato il reddito disponibile dalle famiglie siciliane che è 12.500. Quindi il poter utilizzare una valuta complementare che ha un valore doppio rispetto all'euro consente di raddoppiare il potere d'acquisto, quantomeno di livellare, di avvicinarsi quanto più è possibile a quella che è la media nazionale del reddito disponibile. Quindi avremo una moneta complementare che non solo aumenta il reddito disponibile delle famiglie, ma dall'altro lato favorisce gli scambi regionali. Chi avrà quella moneta la potrà spendere solo in Sicilia. Quindi chi oggi
acquista dei prodotti che provengono da fuori dalla Sicilia, nel momento in cui accumulerà la valuta regionale, potendola spendere solo in Sicilia, avrà necessità di acquistare prodotti siciliani. Quindi in un certo qual modo, benevolmente, si costringerà, tra virgolette, le grandi catene alimentari, le grandi catene internazionali ad acquistare parte dei loro prodotti anche in Sicilia, quindi avranno l'euro. Badate bene, la nuova valuta è solo facoltativa, perché non è una valuta a corso legale, non è la valuta ufficiale, perché quella rimane sempre l'euro, quindi valuta ufficiale, la moneta unica per eccellenza. Dall'altro lato avremo una moneta complementare su base facoltativa, nessuno è obbligato ad accettarla, va tutto su base facoltativa, ma è chiaro che tutti avranno la convenienza di utilizzare una valuta complementare, perché potranno raddoppiare il potere d'acquisto e questo consentirà a tutti di avere il lavoro, perché favorendo la produzione locale si innesca un circuito virtuoso di crescita e di sviluppo. Il problema, adesso proverò a stringere, il problema che tutti magari si possono chiedere è quello della convertibilità. Ma come finirà nel momento in cui io vorrò convertire questa moneta da grani a euro? Cosa succederà? Bene, la regione siciliana, nel momento in cui utilizzerà quelle risorse in euro che ha raccolto prima per far lavorare la gente, questo produrrà reddito. Praticamente è un sistema che si autofinanzia, perché forse in pochi lo sanno, io ho potuto approfondirlo in questi anni, ma la regione siciliana, oltre ad avere una, chiamiamola, sovranità finanziaria, ha pure una sovranità tributaria. Praticamente l'articolo 36 dello statuto obbliga, non dice, la regione siciliana a utilizzare solo tributi propri e lascia allo Stato solo il lotto e i tabacchi. Praticamente cosa succede? Ed è la cosa paradossale. Provate a pensare un attimo. In Catalogna, che è una regione come la Sicilia, la comunità catalana, che come la Sicilia ha un proprio statuto speciale, addirittura copiato dalla regione siciliana nel 2006, a differenza della regione siciliana, loro non hanno inserito questo articolo 36. E infatti tutte le manifestazioni che si fanno in Spagna, che si fanno a Barcellona contro Madrid, è per avere questa autonomia tributaria e fiscale che la regione siciliana ha e che loro vorrebbero. Lo stesso dice Marone per la Lombardia. Vogliamo trattenere il 75% delle risorse sul territorio? Beh, la regione siciliana può trattenere, anzi deve trattenere, il 100% delle risorse, ma non lo fa. Cioè lo fa, ma non fa diventare la regione siciliana una regione dal punto di vista tributario o degli investimenti, come facevano vedere prima i ragazzi, attraibile. Non è attraibile, perché purtroppo la regione siciliana, invece di diminuire i tributi, li aumenta. Voi provate a pensare all'IRAP. L'IRAP è in Sicilia la tassa più alta al mondo. Cioè l'IRAP, che è una tassa sul lavoro, sulle produzioni, diretta, è al 5,5%, in Piemonte è al 2,3%. Pensate che paradosso, invece di attrarre gli investimenti, li respingiamo. Nessuno oggi, non c'è un'impresa oggi disponibile a venire
a investire in Sicilia. Ha ragione il professore Sidoti nel far vedere quelle slide. È vero che siamo al 73° posto dopo la Turchia, ma quel 73%, il 73° posto è peggiorato dalla media che dalla Sicilia, perché fino a Bologna le imprese estere investono, è sotto Bologna che non investono. Non è tutta l'Italia che non è, diciamo, ben accettata dagli investitori, è solo il mezzogiorno, per tutti i problemi che conosciamo, non ultimo le tasse locali. Oggi, paradossalmente, chi ha un'azienda in Sicilia va fuori dalla Sicilia, per due motivi, uno la delocalizzazione e l'altro le tasse. Quindi, avendo due strumenti importantissimi, come l'articolo 36 dello Statuto e il 41, che ti consentono, da un lato, facoltà, sovranità, mettiamolo tra virgolette, ma è così, sovranità monetaria, e dall'altro sovranità tributaria, basterebbe mettere insieme queste due opportunità per fare in modo che la regione siciliana diventi una terra molto accogliente per tutti gli investitori, e non solo per gli investitori, ma anche per le imprese locali. Quindi, alla fine di questo percorso, nel momento in cui avremmo chiesto a tutti i risparmiatori siciliani di investire i loro risparmi in questo progetto di crescita e di sviluppo sostenibile, avremo la possibilità, dopo un periodo di 5 anni, di avere un nostro sistema monetario perfettamente sostenibile da solo. Quindi concludo, così vi do il tempo di rientrare a scuola, concludo dicendo, in Sicilia, a differenza degli altri territori del resto dell'Europa, è possibile realizzare quella sovranità monetaria e quella che innescherebbe la liquidità che in questo momento manca. Grazie.